qui, questo. Dove sarebbe? Non lo vedo. Cioè, è solo per tornare indietro, mi sembrerebbe molto strano. Cioè, questo già ci vede. Cosa che hai detto? Non c'è modo di passare da qui. L'hai fatto scansionare per cosa? Basta solo... Ecco. Basta solo un momento. Ma ti ho solo fatto un favore. Un'altra di... Ecco perché l'ha scansionata, perché prima o poi dobbiamo aprirla, forse. Non si muove. Voglio proprio vedere se sai usarla. Perché non è giusto, non doveva seguire il contorno del coso, doveva finire giù. Scappa come un vortex. Va bene. Bene. E mi sono messo posto in diagonale, no? Ma non me l'ha dato. Forse è troppo tardi. No, si scende e basta qua. La batteria lì apre e poi ci saranno questi percorsi qua. Bod? Bod, mi ricevi? Forse siamo fuori portata. O magari stanno sabotando le nostre comunicazioni. Se la caverà. Ma per ora dovremo arrangiarci da soli. Lascio caricare un attimo. Perché... Ora possiamo raggiungere il turbo ascensore. Siamo tornati qua.
Tua nonna che ha laggato anche proprio a livello di encoding. Ah sì, perché lì è collassato per colpa del... Quando ha collassato là, ovviamente ha messo in crisi tutto. Allora, andiamo a salire là. Sì. Guarda questo là. Sì, sono io. Ecco, è sotto. Anche qua. Come facciamo? No, in realtà stiamo andando lì. Ho guardato male. Quindi allora torniamo giù. Devono mettere un nemico lì. Comunque, anche solo un angolino così per me ha molto fascino. Io adoro le ombre. No, questo si abbassa. Non è che ci ammazziamo, no? Non credo. Boh, ero tentato quasi quasi di recuperare un attimo. Ma questo dov'è che si trova esattamente? No, aspetta un attimo. No, dov'è che si trova? Come facciamo ad andare lì? Perché questo risulta... qua è dove c'era... Sì, dove c'è l'essenza, no? Qua era tutti dove c'erano quelli degli Yacht. Vabbè. No, è importante andare lì, però... Mi sa che dobbiamo aspettare... Boh, possiamo aspettare, forse ci si arriva dopo. Ma che c'è? Mi verrebbe da provare, ma non sono convinto. Oh, forse però... Speriamo di nuovo una volta. Dovrei farlo più di una volta. Io in realtà volevo entrare lì dove c'è la ringhiera, ma... Tra l'altro non è segnato come... come piano. Quindi non è calpestabile. Quindi non è raggiungibile. Qua. Che poi sarebbe là dietro.
qua. Santari, la tua abilità è impareggiabile. Non ci sente, scusa. Ma inviare un droide invece di affrontarmi di persona è da codardi. Ma non scordare che ti ha risparmiato la vita. Dimmi, la morte del Jedi ti ha appagato? È fuggito. Gli anni di prigionia hanno smussato i tuoi sensi. Però intuisco che il Jedi può tenerti testa. Prova a ripeterlo e ti mozzo la lingua. Tanto ricrescerà. Dagan, ascolta. Il Jedi è una minaccia. Non ora che abbiamo questo. Ho già duplicato le frequenze del dispositivo. Accederemo a ciò che aveva sigillato. Ben fatto, Ravis. Tu, attiva il meccanismo della foresta. Doom Marine. Va sulla luna frantumata. So dove Santari ha nascosto l'ultima bussola. Dagan. Quando la avrai, considererò adempiuto il mio dovere. E poi, vecchio mio? La galassia è cambiata. Ci sono molte guerre, ma poche degne di essere combattute. Quando saremo su Tanalor, forse potremo imbastire una nuova guerra, io e te. Forse. Aveva qualche problema. Vuoi che distrugga il droide? No. Santari deve aver cancellato la sua memoria. Non sa niente della bussola. Lo smonterò e lo riprogrammerò per servire me come una volta serviva lei. I Jedi sono una specie poco nota, tuttavia ciò che si sa di loro è che non sembrano invecchiare e morire come gli altri organici. Inoltre, sono per lo più amorfi, essendo nient'altro che un enorme ammasso di nervi. Sono quasi indistruttibili e muoiono solo quando i loro nervi centrali vengono recisi o quando i loro corpi vengono completamente distrutti. Questo è il tizio... Un giuramento rispettato. Per secoli Ravis è stato legato a Dagan da un giuramento di fedeltà. Appena la bussola sarà in possesso di Dagan, Ravis lo considererà adempiuto. Tuttavia, il guerriero Jedi confessa che oggi c'è poco onore da conquistare nella galassia. Cioè, anche lì c'è... Ma che sia un passaggio là. Cioè, qua sembrerebbe calpestabile, ok, ma... Da dove entriamo? Da là? Però ma cos'è, solo un sistema per risalire questo?
Oh. Ma scusa, non so. Allora, quella è una parete scalabile, no? No, cioè, devo far salire quella lì? Mentre siamo qua? O non serve? Ok. Siamo venuti qua per... Zeta è vicina. Cioè... è la stessa cosa? Visto così sembra la stessa cosa, andiamo comunque lì. Cioè, pretendeva che noi salivamo da... BD, aiutami! Grazie mille, amico. Cosa serviva a girare di lì? Forse devo andare qua sopra? Qua sopra? Sì, ma come? Ah, ok. Dovevamo tirarlo su dopo. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Oh, cavolo. E poi? Guarda, guarda dove c'è. Casino, mica da ridere qua. Non mi fido. Non devo sganciarmi. Frammento. Ok. No, no, sbagliato. Era meglio tirarlo su. Era meglio tirarlo su. Non è così sicuro tirare. Dov'è? È un po' troppo distante per farlo con un colpo solo. Qua per vedere questa scena. Lucre Hulk Primacy, entrata nel servizio di Kobo troppo vicino all'abisso, iniziò ad andare in pezzi a causa delle forze gravitazionali del pianeta. Con un ultimo tentativo disperato, l'equipaggio di Plancia rimasto separò la parte centrale, sperando in un atterraggio d'emergenza su un pianeta. Concentrati.
Quello è l'ascensore, ci serve per... Dagan potrebbe essere ovunque. Pronto, BD? Se tu sei pronto, lo sono anch'io. Questo? Ok, questo è chiuso. Abbiamo una scansione? Gusci di salvataggio. Potrebbero tornarci utili. Le torri in cima alla parte centrale della Lucre Walk servivano principalmente per le comunicazioni, la direzione e il controllo della nave. Per questo è disponibile una suite esclusiva con gusci salvataggio per l'alto comando nel caso di una partenza rapida. Quell'ascensore lì alla fine cosa serve? Per tornare... Vediamo un attimo. Ah. Diciamo che ci fosse un passaggio di là. Vediamo per così da due porte. Perché mi dà l'impressione che dobbiamo usare i gusci per scappare un po'. Ah, sì, quello del nucleo. Quello che abbiamo visto prima. Quando Bode ha detto... Aspetta. Qua. Ah, ok, siamo qua. C'è sempre questa cosa qua. Sembra... fuori. Ok, siamo arrivati qua, però è tornata la gente. Oh, per andare lì, però siamo appunto, eccolo qua. Massif. Qui gira male. Aiutami, qui! Adelaide.
bersaglio. Funzionalità perdute. Un bel po' di vita lui qua. Un altro team. What the fuck che fai? Sistemi danneggiati. Rimozione del bersaglio. Aiuto! Rilascio protocolli. Organici. Vedi, qui. Attacco efficace. Tutti me. Cioè, che cavolo, è che mi incastra lì. Ma cavolo. Comunque sta venendo fuori un bel caldo, eh. Oh cavolo. Facciamo così perché non mi fido. Che pelo. Nemico leggendario. Cos'è? Il mastino? Diciamo che potenziamo la durata di qualcosa lì. Ma come gira, cavolo. Quello da dove si fa? Anche qua. È il fatto che siamo cadaveri. Però sono sempre lì, prima di proseguire ti viene la tentazione di... ti viene la tentazione di dare un'occhiata, perché sennò poi dopo non ci torno più, non è che... è difficile che ci si torni, no? Allora, vediamo un attimo. Questo fa sul gruppo. Sono cose interessanti, ma sono sempre lì. I punti non è che siano tanti. Con le due spade cosa che c'è? Premi le B subito prima che un colpo di blaster da segno per dividere il colpo in due. Non è male. Il problema è che adesso ne abbiamo solo uno. Questa ne vuole due.